Buongiorno, benvenuti a Tantan Libri. Ancora una volta siamo qui a la libreria Rinascita Scienze e oggi presentiamo il libro di Osvaldo Sanguigni, Putin, il neozar. Buongiorno. Buongiorno. Osvaldo Sanguigni è un esperto dei problemi della Russia, ha scritto questo bel libro su Putin, il neozar, ma la prima domanda che viene, diciamo, d'attualità: ma il 7 maggio non è stato eletto un altro presidente? Sì, formalmente ci sono state le elezioni, è stato eletto Medvedev, ma la struttura del potere che è impersonata su Putin è rimasta quella, cioè in poche parole è Putin che continua a comandare, a tenere il bastone in mano. In Russia avevamo gli zar, adesso abbiamo dei nuovi zar diversi che insomma hanno il potere assoluto sulla popolazione. E questa è la tesi del libro, su cui si dimostra e si declina sulle varie situazioni? Sì, una delle tesi, perché un'altra tesi del libro è quello di dimostrare che il crollo dell'URSS e il passaggio in Russia, non solo in Russia, all'economia di mercato complesso ha comportato sacrifici enormi alla popolazione che non sono stati affatto fino ad ora compensati. Ma Gorbaciov, che è stato l'ultimo segretario dell'Unione Sovietica, effettivamente dal suo punto di vista di esperto del mondo russo, ha effettivamente fatto tutto quello che poteva fare per non dissolvere il patrimonio culturale e economico dell'Unione Sovietica e il prestigio soprattutto che aveva acquistato nel secolo scorso? Beh, questa è una domanda molto difficile a rispondere, perché bisognerebbe poi entrare anche nella mente recondita, diciamo così, di Gorbaciov, in quello che lui effettivamente pensava quando ha iniziato la politica della perestroica. Certo, ci sono elementi che portano a dire che Gorbaciov non ha fatto tutto, e non ha fatto tutto secondo alcuni anche in maniera deliberata, cioè Gorbaciov ha seguito un'impostazione di tipo occidentale, no? Pensando di la famosa perestroica. Sì, la perestroica, pensando di trasferire nell'URSS la democrazia, così prendendolo dall'Occidente, e pensando nel contempo di andare incontro ai desiderati dell'Occidente in maniera da poter avere degli aiuti per risolvere i problemi dell'URSS. Poi è successo invece che c'è. Quindi stato, ancora una volta potremmo dire, alla luce, diciamo, anche degli ultimi avvenimenti che avvengono nel mondo, la democrazia non può essere esportata. Certo, la democrazia non può essere esportata, è un valore che deve essere acquisito dal popolo. Il potere ha il dovere di favorire lo sviluppo della democrazia, ciò che non sta avvenendo in Russia adesso, per esempio. Un altro dei passaggi che mi ha interessato, che vorrei così per invitare il nostro pubblico a comprare questo libro e approfondire, il passaggio dei poteri da Helsinki a Putin. Ma intanto il passaggio del potere a Putin è avvenuto, diciamo così, tra virgolette, in maniera casuale. Cioè, Yeltsin era talmente nei guai, no? Sia dal punto di vista morale, perché c'era in corso un'inchiesta sulle sue figlie, no? Di corruzione, e anche su di lui. Poi sia da lui, che era sempre politico, un po' pieno di vodka, no? Sì, sia dal punto di vista della salute, no? Quindi tutti insieme, era un ubriacone ormai incallito. Esatto. Quindi era come si dice a Roma, un ubriacone. Sì, era la ricerca di uno che potesse sostituirlo, evitando intanto di essere processato, qualcosa che sta avvenendo anche un po' da noi in questi giorni. E quindi tra tutti i candidati possibili scelse Putin. Scelse. Perché scelse Putin? Ecco, questo è un problema. C'è qualcuno che lascia intendere che diciamo Putin, non lo lascia intendere, pare che sia avvenuto così, ci sia stata una riunione di oligarchi, di cosiddetti oligarchi, cioè di quegli uomini che si sono arricchiti in maniera smisurata, cioè nel periodo di Yeltsin, e che quindi tuttora detengono poi il potere economico, esatto, reale, i quali appunto decisero che
soltanto che Putin doveva essere il candidato, decisero. O gli americani, perché meglio rappresentava forse questo potere, perché era maleabile, era più maleabile, era, però poi in parte si è poi sbagliato, perché Putin, no, poi una volta diventato presidente, e poi ha alcuni di loro gli ha fatto scappare, fatto lo zar, insomma, non a caso il neo zar, no? Sì, li ha espropriati, no? Li ha fatti scappare anche in Occidente. Perché Yeltsin scelse Putin? Ci sono, oltre a questi motivi, diciamo così, degli oligarchi che volevano essere tutelati da Putin, c'è anche un motivo che Putin nel frattempo si era adoperato per salvare la famiglia di Yeltsin dal famoso Russia Gate, e aveva messo nei guai, attraverso delle riprese di un documentario apparso in televisione in maniera nominata, nei guai il procuratore generale che stava indagando su Yeltsin. Questo procuratore veniva fotografato e preso insieme a 3 prostitute, no? E il tutto pare appunto, sembra una storia di questo. Sì, sembra, e tutto appunto pare organizzato da Putin, che allora, no, quando fu fatto questo documentario, diciamo così, era capo dei servizi segreti. Quindi, oltre ad avere il controllo economico della Russia, anche il controllo indiscriminato di tutte le comunicazioni di massa, giornali, televisioni, radio, internet. Certo, noi qui ci lamentiamo giustamente perché, per la situazione che abbiamo per quanto riguarda i mass media, ma lì è una cosa disperata, o di speranze, perché specialmente la televisione non lascia spazio a nessuno, no? Se non a Putin, a Medvedev adesso, e quindi a tutto il programma politico di Putin e basta. Ma la domanda è, anche con internet, che è molto... Beh, poco... con internet è un po' più difficile fare queste cose, però io so per esempio che c'è stato un documentario su delle riprese su il nostro Presidente del Consiglio, lo traevano in un atteggiamento non tanto, insomma, un po' da galletto nei confronti di una donna, che però non mi sembra che sia arrivata in Italia, una cosa del genere. E quindi c'è il totale controllo della televisione, soprattutto. No? E quindi il suo rapporto di Putin con l'Italia, e quindi la sua amicizia con il nostro, sì, di Putin. Per questo io dico che lì esiste un sistema non autoritario, il che sarebbe ancora accettato, un sistema totalitario, perché impedisce, no, a qualsiasi persona di criticare, di farsi un'idea su quello che sta accadendo in Russia. Per quanto riguarda l'amicizia, è difficile fare, per uno straniero, fare un'amicizia con i russi. Proprio è una cosa, no, i russi non accettano certo tipo di amicizie. Ci sono amici, ma soltanto tra virgolette, sempre, in maniera molto condizionata, se si tratta di uno straniero ovviamente. Se poi loro lo conoscono da anni, eccetera, allora possono anche diventare amici veri, però è molto difficile, molto difficile. E l'amicizia a me mi fa sempre sorridere, perché conoscendo un po' i russi, i quali appena che ti vedono si dicono subito amico tuo, sì. No? Poi dopo se girano le spalle ti fregano. Il discorso del, come dire, diciamo, della mafia o della criminalità, che in qualche modo ha assunto un potere forte da un punto di vista economico. Beh, lì quello è uno stato sorto attraverso la rapina dei beni statali, quindi la corruzione, e quindi non poteva non, e non può non avere in conseguenza di questo fatto un'impronta molto precisa di uno Stato in gran parte dominato da clan mafiosi, sia al centro che nelle repubbliche della, bene, Russia. Il tempo come al solito vola, vi consigliamo allora questo, per saperne di più, di leggere approfonditamente il libro di Osvaldo Sanguigni, Putin, il neo zar, di Manifesto Libri, alla modica cifra di 18 euro. Grazie e alla prossima.